Cioè, pochissimi oggi riescono a ricostruire, a ricollegare quel filo conduttore che lega le squadre d'azione fasciste degli anni 20 in Italia, le stragi di Torino, le stragi di Brandimarte di Torino, con i campi di concentramento in Germania e anche in Italia, perché non sono mancati anche in Italia, questo non molti lo sanno, e il fascismo di oggi, altrettanto violento, a cui manca soltanto il potere per ridiventare quello che era, cioè la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza. E il Lager Auschwitz era la realizzazione del fascismo, era il fascismo integrato, completato, aveva quello che in Italia mancava, cioè il suo coronamento. Lei pensa che siano ancora possibili queste atrocità? Oggi come oggi certamente no, ma non dubito che i tedeschi, e perché solo i tedeschi? Qualunque altro paese, forse che non ci sono dei campi di concentramento in Grecia, o ci sono stati in Grecia o in Algeria o in Brasile. Nel Cile. E in Cile ci sono, quindi perché? Anche in Italia non ci vorrebbe molto. Io purtroppo devo dirlo, lo so questo, non è che lo pensi, lo so, so che si possono fare dappertutto. Possono esistere dove un fascismo, non è detto che sia identico a quello, un fascismo, cioè una nuova, un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no, dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il Lager, questo io lo so con precisione. Qual è il significato esatto del titolo del suo libro più conosciuto, Se questo è un uomo? Questo titolo è prelevato dalla poesia che inizia, che è nella prima pagina del libro, e allude non soltanto al prigioniero, ma anche al suo custode. Veramente direi che la mia esperienza fondamentale, quella specifica, è questa. Quel sistema distrugge l'umanità in chi lo esercita e in chi lo subisce in ugual misura. La stessa disumanizzazione che noi subivamo perché imposta, la vedevamo avvenire in chi ci custodiva, in tutta la gerarchia nazista. La memoria è un dovere, lo è per tutti gli uomini in quanto tali e lo è in specie per noi che abbiamo avuto la sventura, ma in certo modo anche l'avventura di vivere esperienze fondamentali. Mi pare che sarebbe veramente mancare un dovere il non trasmettere memoria di quello che abbiamo visto.